Buongiorno e benvenuti, io sono Ilaria, un'istruttrice dei centri fitness Happiness Sport & Fitness e vi terrò compagnia per le prossime mattinate facendo delle lezioni di ginnastica dolce e ginnastica posturale. Queste lezioni sono accessibili a tutti, adatte a tutti quanti e utilizzeremo ogni volta degli attrezzi diversi che potete trovare benissimo in casa, quindi a volte utilizzeremo una sedia, a volte un bastone, della scopa, un cuscino o un telo da mare da poter mettere a terra. Alcune volte lavoreremo a corpo libero, quindi utilizzando solo il nostro corpo. Buon allenamento a tutti! Allora, oggi utilizzeremo come attrezzo la sedia, una qualsiasi sedia che avete a casa, l'importante è che abbia uno schienale perché poi ci appoggeremo qua con le mani. Ci sediamo sulla sedia, potete fare lezione sia con i calzini che con le scarpe, scegliete voi. Allora, stacchiamoci un po' dallo schienale, quindi portiamo un po' il gluteo in avanti. Ci allineiamo bene con la schiena, quindi schiena dritta, spalle bene aperte e rilassate, portiamo le mani sopra le nostre gambe e chiudiamo gli occhi. E respiriamo profondamente prendendo aria dal naso e buttando fuori l'aria dalla bocca. Immaginate la vostra pancia come un palloncino, inspiro, la gonfio un pochettino ed espirando la sgonfio del tutto, risucchiando dentro l'ombelico. Cercate di creare all'interno del vostro corpo uno stato di quiete e di relax, sia fisico ma anche emotivo, mentale. Ogni volta che buttate fuori l'aria, sentite bene il vostro corpo come si rilassa, come le spalle si abbassano. Rilassate le braccia, le dita delle mani, la vostra mandibola, la vostra fronte. Ancora due respirazioni profonde. Concentratevi soprattutto sulla fase espiratoria quando buttate fuori l'aria, che sia lunga e profonda. Ok, possiamo riaprire gli occhi, portiamo le braccia laterali al corpo e da qua facciamo delle grandi circonduzioni delle spalle. E alla fine dell'esercizio spingiamo bene giù le spalle, via dalla testa per allungare bene il collo. Inspira, espira. Ancora. Ancora due. Schiena lunga, il vertice della testa spinge sempre verso l'alto. Cambiamo il giro da dietro in avanti. Continuate a respirare senza andare in apnea. Ok, riapro bene le spalle, le abbasso. Adesso, inspirando, solleviamo le spalle, le portiamo vicino alle orecchie ed espirando le spingiamo più giù che posso. Ancora, inspira, espira, su e giù. Inspira, salgo, espiro, scendo. Ancora due volte così. Prendi aria e butta fuori. Ancora uno. Inspira, ok, piccola modifica, inspira, salgo con le spalle vicino alla mia testa ed espirando le abbandono, giù, di botto, inspira, abbandona, ancora due volte, in, es, l'ultimo, inspira, espiro giù, ok, collo, inspiro, torsione del collo verso destra, la punta del naso indica la spalla destra ed espirando ritorno al centro. Dall'altra parte, movimento morbido, fluido, evitate di fare scatti con il collo e rispettate sempre il vostro dolore e la vostra attenzione muscolare e articolare. Quindi, se c'è un lato che mi dà più fastidio, faccio il movimento più piccolino, meno ampio. Ritorna sempre al centro e poi cambia. Inspira, espiro, ritorno. L'ultimo, il S. Ora spingo il mento in direzione della gola, espirando ritorno al centro. Prova a sollevare lo sguardo al soffitto in maniera molto cauta ed espirando ritorno. Ancora, inspiro, mento alla gola, sguardo al pavimento, espiro, torno al centro
Sguardo su, inspiro, espiro. Ancora uno, inspiro, scendo, espiro, salgo. L'ultimo rimango su, fermo la posizione. Non spingo la testa troppo indietro, rispetto sempre il mio dolore. Per sciogliere tutti i muscoletti davanti alla gola che tirano un po' in questa posizione, provate a chiudere la bocca, serrare bene i denti e immaginate di avere una chewing gum in bocca e masticarla, senza aprire mai la bocca. Fate passare questa chewing gum a destra e a sinistra. Fate un movimento ampio, grande e controllato. Ogni volta chiudi bene i denti, è una masticazione grande. Fatela passare a destra, a sinistra. Apri le spalle, blocca la posizione, chiudi i denti. Ed espirando ritorno al centro. Ok. Da qua salgono le braccia, inspira, spalle basse ed espirando ritorno giù. Ancora, le spalle rimangono sempre lontane dalla mia testa, le braccia sono forti e lunghe. Vai a creare lunghezza con le braccia quando sali. Quando scendi con le braccia, invece, crea lunghezza col vertice della tua testa. Vai, la spinta è sempre verso l'alto, ma senti sempre bene i piedi, i tuoi piedi radicati a terra. Inspira, sali. Espiro, scendo. Ancora, inspira. Espira. Le gambe sono divaricate quanto le tue spalle. E il ginocchio è in linea con il tallone, la schiena lunga e la pancia tenuta dentro. Inspira, espiro. Ok, inspiro, salgo, rimango in posizione, le mie braccia formano la lettera V, riprendo aria ed espirando immagino di tuffarmi in avanti, mi tuffo e infilo il busto e le braccia in mezzo alle mie gambe. Rilassa completamente la tua testa e le tue spalle, schiaccia bene i piedi a terra, prendi aria e lentamente srotola la colonna una vertebra alla volta. Trascinati dietro le braccia e poi ritorna in linea con la testa. Ancora uno, inspira, salgo, spalle basse, espiro, mi tuffo, aggancio l'ombelico dentro, schiena curva. Tocco le mani a terra, riprendo l'aria. E con una lunga espirazione risalgo un pezzettino alla volta. Mani sulle cosce, apri bene le spalle, andiamo a sciogliere un po' le caviglie. Da qua stacco il tallone destro e lo riappoggio a terra. Idem il sinistro, schiacciando bene le dita dei piedi, soprattutto l'alluce, a terra. Inspira, espira. Ancora, prendi aria e schiaccia il tallone. Vai. Solleva e riappoggia. Ancora. Proviamo a farlo con tutti i due piedi insieme, quindi salgo bene sull'avampiede e appoggio il tallone. Ancora. 5, giù, 4, giù, 3, torno, 2, torno. L'ultimo rimango su, blocco la posizione, schiacciando bene le dita dei piedi, soprattutto l'alluce a terra, allunga bene la colonna, tieni dentro la pancia, prendi aria e ritorna giù lentamente. Porta le braccia avanti, palmo della mano verso l'interno, petto fuori, spalle basse. Da qua schiaccio bene i talloni a terra, prendo aria, mi preparo, espirando salgo, spingendo sulle gambe. Inspiro, scendo. E con il bacino vado a raggiungere la mia sedia. Espiro, salgo. Vai, spingi dietro il bacino in direzione della sedia e ti risiedi. Butta fuori, sali. Petto fuori. Espira, controlla la discesa. Sali, es. Prendi aria, scendi. Non crollare giù quando ti siedi, controlla il movimento sia di salita ma anche di discesa. E ancora, inspira, espira. Prendi aria quando scendi, butta fuori quando sali. Ancora, lo facciamo per altre 5 volte. 5. E ritorna, piano. 4. Ritorno. 3.
Ritorna, spingi indietro il bacino. Due. E l'ultimo. Salgo e ritorno giù con le braccia. Benissimo. Altro lavoro di rinforzo per la parte bassa, perché oggi il focus è soprattutto la nostra parte bassa, quindi gambe e glutei. Allora, la sedia ci servirà per appoggiare una mano, quindi per non perdere l'equilibrio. Da qua lavoriamo con la gamba. La gamba che rimane a terra è leggermente flessa, morbida. La mano si poggia sullo schienale, le spalle bene aperte, la mano libera sul fianco. Ok, andiamo a staccare una gamba col piede a martello, salgo in abduzione e ritorno. Ok, cerca di tenere il busto dritto e spostare il peso sulla gamba d'appoggio. La gamba che lavora è tesa, piede flex, le dita dei piedi guardano davanti a voi e anche qua controllo la salita e controllo la discesa. Non faccio un lavoro affrettato, ma un lavoro controllato. Ne facciamo ancora 6. Butta fuori e prendi aria. 5. Continua sempre a respirare e non andare in apnea. Ancora 3. E ritorno. Ancora 2. Spalle aperte e basse. Blocchiamo la posizione, piede da ballerina e facciamo dei piccoli molleggi in alto, buttando sempre bene fuori l'aria. 8. 7, 4, 3, 2, 1 e ritorno. Sciogliamo un attimo le gambe e cambiamo il lato dall'altra parte. Appoggiamo sempre la mano, la gamba che poggia è leggermente piegata, spalle ben aperte, stacchiamo la gamba che lavora, che rimane sempre col piede leggermente sospeso, piede a martello, inspira, espira. La respirazione la puoi gestire tu, puoi buttare fuori l'aria quando sali e prendere l'aria quando scendi o il contrario. L'importante è che la respirazione sia sempre continua. Tieni la pancia dentro e immagina di avere una zip che va dal pube fino allo sterno e quindi ritirare su questa zip agganciando dentro la pancia. E ancora, mi mancano 5, 5 e non andare in tensione con le spalle, concentra il lavoro qua. 3, 2, rimani su, punta da ballerina, prendi aria, vai, pulsazioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno, sciolgo le gambe, bravissimi. Allora, sempre la nostra sedia ci aiuterà, sempre lo schienale. Portiamo le mani sulla sedia, spostiamo i piedi un pochettino all'indietro, abbastanza separate le gambe. Da qua mantengo la schiena piatta e provo a scendere con il busto in direzione del pavimento. Le braccia sono belle tese, il palmo della mano è sulla sedia, il gomito esteso, le gambe più tese che riesco, più dritte che riesco. Lo sguardo è al pavimento e la schiena è piatta. Se questa posizione per me è antipatica e scomoda, posso piegare un pochettino le gambe e allentare un po' la tensione. Se invece riesco bene, provo a stendere del tutto. Spingiamo giù il petto in direzione del pavimento e spingiamo i glutei dietro. Rimango in questa posizione. Espira bene durante le posizioni di allungamento e di stretch. Prendi aria e lentamente srotola e ritorna in linea. Benissimo, ci mettiamo sempre seduti sulla sedia come prima. Questa volta portiamo le gambe unite, il sedere sempre un po' in avanti, sulle braccia. Ci tuffiamo di nuovo in avanti, questa volta con le gambe chiuse e porto il busto e il petto sopra le mie cosce. La fronte in direzione delle ginocchia. E ci rilassiamo giù, tutto il piede appoggiato a terra, le braccia rilassate al di là delle gambe. Prendi aria e piano piano srotola la colonna una vertebra alla volta e ritorno in linea. Ok, ultimo lavoro, inspiro, sale il braccio destro ed espirando, flessione laterale del corpo.
Schiaccio bene tutti e due i glutei a terra, il braccio sinistro spinge verso il basso, il braccio destro crea lunghezza attraverso un arco. Pancia tenuta dentro, cercate di non spostare il peso dall'altra parte ma tenere sempre il peso al centro. Espiro, ritorno. Ancora uno, inspira e rimango in posizione. Schiaccio i glutei, mantengo il bacino fermo, spingo il braccio destro giù e il braccio sinistro è vicino al mio orecchio, crea lunghezza. E ritorna. Su un bel respiro, prendi aria, incrocio le mani, fletto le braccia sopra la mia testa ed espirando spingo su. Mi allungo più che posso. Tengo dentro la pancia, allungo il busto ed espirando giù. Un respiro morbido, inspira ed espirando, relax. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo al prossimo allenamento.